Benvenuti a questo nuovo episodio di Casa in Forma. Sono Alessandra Di Perna, specialista in malattie dell'apparato respiratorio e svolgo all'interno di questa struttura visite pneumologiche, consulenze preoperatorie per la chirurgia e anche diciamo, una serie di esami strumentali, tra i quali gli esami funzionali come la spirometria, a partire da quella semplice, la globale, facciamo anche il test di diffusione del monossido di carbonio e poi la polisonnografia e la saturimetria notturna che rientrano tra gli esami nell'ambito della diagnosi delle apnee ostruttive nel sonno. Parlerò di un argomento in maniera diciamo semplice, di un argomento molto importante e cioè dell'asma bronchiale, una patologia in continuo aumento a causa dell'incremento dell'inquinamento atmosferico. L'asma bronchiale è caratterizzata da una infiammazione cronica dei bronchi. Questa infiammazione si associa a broncospasmo che però è reversibile, cioè si risolve dopo la somministrazione di broncodilatatori a rapida insorgenza d'azione. E l'asma non riconosce solo un'origine allergica, come molti di voi sapete già, ma vi sono anche diciamo, delle forme in cui non riusciamo ad individuare un allergene come causa scatenante della crisi asmatica, ma bensì una iperreattività dei bronchi che tendono a reagire in maniera esagerata alla diciamo, inalazione di sostanze irritanti come il fumo o diciamo, aria molto fredda, ricca di umidità. Per quanto riguarda l'asma allergico, gli allergeni che comunemente sono causa di reazioni di broncospasmo sono gli allergeni aerei, quindi gli acari, parietaria, graminacee, pollini, muffe e molti altri. Come si manifesta l'asma? I sintomi caratteristici di questa patologia sono un senso di oppressione al torace, quindi difficoltà respiratoria, respiro sibilante, soprattutto in espirazione, e una tosse secca. Le crisi possono essere alternanti, quindi a periodi in cui il soggetto non ha problemi respiratori. Se non curata, l'asma può progredire verso una forma cronica che si avvicina alla bronchite cronica dei soggetti di solito fumatori o esposti diciamo, a sostanze anche tossiche professionali. Come si fa la diagnosi? Allora, è importantissimo rivolgersi allo specialista perché oltre a raccogliere i dati, quindi la propria storia, i sintomi e anche se ci sono soggetti in famiglia che soffrono di asma, visto che c'è una certa familiarità per questa malattia, è importantissimo sottoporsi a un esame che è la spirometria. Non basta fare una spirometria semplice, ma va sempre effettuato un test di broncodilatazione farmacologica. Come si effettua? Allora, si fa il test di base, quindi eseguendo una serie di manovre con l'apparecchio che ho qui alle mie spalle, e dopo la prima manovra viene somministrato il salbutamolo, che è un broncodilatatore a rapida azione. Verrà ripetuta poi la spirometria dopo un quarto d'ora circa e assisteremo a un miglioramento o addirittura proprio a una risoluzione del broncospasmo registrato al primo esame. E questo è proprio diagnostico di asma bronchiale. L'asma si cura con una terapia inalatoria e essendo una malattia infiammatoria non può mai mancare nell'inalatore il cortisonico inalatorio. In base alla gravità della malattia daremo o terapia al bisogno, ma solo diciamo nelle forme lievi, oppure una terapia combinata di corticosteroide e broncodilatatore da fare in maniera continuativa nel tempo. Non curare l'asma equivale a evolvere verso un invecchiamento precoce del polmone, quindi dobbiamo prenderci cura del nostro respiro. Io vi ringrazio per l'attenzione, per qualunque domanda o curiosità potete scriverci sulla nostra pagina Facebook o sul nostro sito internet e vi do appuntamento al prossimo evento di Casa in Forma. Grazie.